Radio Cuore presenta Souvenir. Souvenir, la trasmissione dedicata a chi ama viaggiare in collaborazione con King Holidays. Souvenir. Souvenir, pensieri e suggerimenti di viaggio. Buongiorno e benvenuti a voi tutti, un saluto da Michele Vestri per una nuova puntata di Souvenir. Per il nostro viaggio di oggi, King Holidays ha scelto la Spagna. Così simili eppure così diversi, italiani e spagnoli. Si sa, hanno molto in comune, ma questo non significa che un viaggio in Spagna non possa riservare interessanti sorprese. Del resto la Spagna offre veramente di tutto, dai santuari di Santiago de Compostela alle trasgressioni di Ibiza, dalle coste assolate delle Baleari e delle Canarie alle nevi della Sierra Nevada, stazione sciistica a 32 km da Granada nel cuore dell'Andalusia. E proprio l'Andalusia è una delle regioni più rappresentative della Spagna. Il fascino magnetico di questa terra ha incantato scrittori del calibro di Hemingway e Dumas. Un susseguirsi di villaggi sospesi nel tempo e città dall'atmosfera moresca, con i loro monumenti di rara bellezza. L'Alhambra di Granada, l'imponente fortezza circondata da giardini ornati di fiori e fontane, le moschee e i palazzi di Cordoba o la splendida Plaza de España di Siviglia, dove per la cronaca sono state girate anche alcune scene cult di Guerre Stellari, per esempio. Già, perché se amate il cinema in Spagna potrete dedicarvi a veri e propri viaggi a tema. Ad Almeria, 200 chilometri ad est di Malaga, ritroverete ad esempio le dune e le lunghe spiagge di Lawrence d'Arabia, 007 Mai Dire Mai e Indiana Jones e l'Ultima Crociata. Il fil rouge cinematografico ci porta dritti nella capitale, Madrid. Come non ricordare Pedro Almodóvar, da Parla con lei a Donne sull'orlo di una crisi di nervi? Madrid torna continuamente nei capolavori del regista, in un continuo accostamento di tradizione e avanguardia. Approfittate dei city break proposti da King Holidays per visitarla. Dalla Puerta del Sol potrete raggiungere Plaza Mayor, il Palazzo Reale e il Prado, museo che raccoglie le opere d'arte di grandi pittori spagnoli come Goya, Velázquez, ma anche di artisti italiani tra cui Botticelli, Raffaello e Caravaggio. Passeggiando per El Rastro, il mercato all'aperto più antico della città, un concentrato di colori, profumi e usanze che si perpetuano nel tempo, scoprirete l'anima romantica di Madrid. Ma le vere sorprese vi aspettano dopo il tramonto, nell'eccentrico quartiere della Chueca, fulcro della Movida. E a proposito di Movida, come non citare Barcellona, profondamente plasmata dal genio eclettico di Gaudí? Barcellona custodisce con gelosia la propria anima catalana, ma sa essere sempre accogliente. Vi basteranno due passi lungo la Rambla o a Barceloneta per essere catapultati in un'atmosfera di fiesta. La tensione costante tra tradizione e modernità che attraversa tutta la Spagna è particolarmente evidente a Valencia, dove convivono la cattedrale del 1200, che si dice custodisca il Sacro Graal, e l'avveniristica città delle arti e delle scienze dell'architetto Calatrava. Dopo averla visitata, rilassatevi di fronte ad una paella fumante. Il piatto simbolo della Spagna è nato proprio qui. Souvenir. Souvenir. Dalle vie della moda delle grandi città ai pittoreschi mercati, se amate lo shopping, la Spagna è perfetta. Dal mercato di Plaza Redonda a Valencia, al mercatino delle pulci di El Jueves a Siviglia. Da non perdere anche la Boqueria a Barcellona, il mercato più antico d'Europa, che ispirò tra gli altri anche Gaudí. Souvenir. Souvenir. Bene, cari amici di Souvenir, diamo il benvenuto a Carlos Hernández, direttore dell'Ufficio Spagnolo del Turismo. Carlos, quali sono le novità più recenti del turismo in Spagna e a chi si rivolgono principalmente? La grande novità è che il turismo in Spagna cresce ancora e arriviamo a un nuovo record di turisti. Questa novità vuol dire che anche è una buona notizia, perché non soltanto comprende una destinazione più tipica o più conosciuta in generale, ma anche delle destinazioni che non sono così tanto conosciute dagli turisti italiani. Adesso c'è praticamente una grande maggioranza di viaggiatori per il fai da te e anche sempre valutando moltissimo le nostre relazioni con i tour operatori e agenzie di viaggio intermediari, che per noi sono assolutamente gioielli. C'è qualche evento importante in programma da segnalare ai nostri ascoltatori? Ci sono già e ci saranno tantissime in futuro. Adesso mi lasci risaltare soltanto due: San Sebastian, che sarà la capitale europea della cultura del 2016, l'altro Toledo, che sarà capitale della gastronomia con prestigiosissimi chefs che verranno esposti
esporranno la sua creatività. Carlo Hernandez, direttore dell'Ufficio Spagnolo del Turismo, lo ringraziamo. Me permiten saludarles en español, entonces un saludo muy afectuoso a los escuchantes de Souvenir. Os espero en España a todos. Souvenir, Souvenir. King Holidays propone convenienti city break di 4 giorni a Madrid e a Barcellona con voli da Roma e Milano e sistemazione in hotel 4 stelle con prima colazione. Quote da 365 euro a persona, tasse incluse. Prenotazioni nelle agenzie King Royal Club o nella vostra agenzia di fiducia. Informatevi allo 06 36 210 140 o su kingholidays.it. Diventa fan della pagina Facebook Souvenir. A giovedì prossimo. Radio Cuore ha presentato Souvenir. Souvenir. La trasmissione dedicata a chi ama viaggiare in collaborazione con King Holidays. Souvenir. Souvenir. Pensieri e suggerimenti di viaggio. Appuntamento a giovedì prossimo.